Allora, salve a tutti amici, sono sempre io, il ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Oggi ho l'onore di rintervistare come scrittore di un libro chiamato L'Eterno Idiota, Poesie per riflettere, che è stato scritto da Mauro Munari. Mauro Munari è un testimone diretto delle vicende di vittime del controllo neurale che sono state intervistate da lui e che lui può testimoniare e può dire praticamente la sua su questo fenomeno e sulle manipolazioni di queste persone e sulle manipolazioni che ha avuto anche lui, cioè, nel senso manipolazioni che gli hanno creato dei danni all'auto, gli hanno creato danni all'alternatore, gli hanno creato danni ai computer, ai PC, agli hard disk. E quindi lui, essendo una persona che ha cercato di capire questi fenomeni su queste persone, ha cercato anche di intervistarle e pubblicare questi articoli sui vari social network, sul suo canale di YouTube, però purtroppo qualcuno ha messo i bastoni fra le ruote perché purtroppo noi persone, noi ricercatori, noi persone che cerchiamo di aiutare queste vittime del controllo mentale, queste persone che vengono sottoposte a queste manipolazioni, attacchi con armi ad energie dirette e tanto altro, siamo presi un po' di mira da queste agenzie deviate, da queste massonerie che vogliono farci sembrare persone poco intelligenti o persone che devono essere praticamente bloccate o bloccate le nostre divulgazioni, i nostri video e le nostre ricerche. Però tutto questo lo voglio far dire al nostro amico Mauro Munari che sta qui in linea con me perché stiamo cercando di fare questa intervista, ma sembra che succede sempre qualcosa, si blocca internet, si blocca Sì, Skype. si blocca tutto. C'è sempre qualcosa di strano, però adesso tramite il telefono siamo riusciti ad avere una connessione stabile per poter proseguire questa intervista. Speriamo bene, perché sembra impossibile, ma la connessione Skype, quando abbiamo provato a fare due interviste, cioè c'era, era perfetta, era con cinque tacche per quello che riguardava la connessione ADSL, quindi insomma non è che fosse stata fatta in presa volante così da cellulare e cose del genere, che allora possiamo anche capire che possa accadere qualcosa. Buongiorno Emiliano, buongiorno agli ascoltatori e a quelli che sentiranno questa intervista. E giustamente Emiliano dicevi che vorrebbero farci passare per persone poco credibili. Bravo. Purtroppo per loro la credibilità noi guardiamo di mantenerla, perché guardiamo di mantenere integra la nostra, quella che è la nostra onestà intellettuale, insomma, no? E quindi è ben difficile non credere, poi fra l'altro anche nel caso che parlavi tu dell'alternatore, anzi il ponte Dio praticamente dell'alternatore che mi era successo un paio d'anni fa, 3 anni fa, intervistando, cioè andando ad intervistare appunto una persona vittima Controllo mentale. di armi elettromagnetiche e quant'altro, c'è stata anche suffragata dalla fattura che mi era arrivata appunto per questo campo di Obi, che era una fattura intorno ai 600 euro all'epoca. E non è quello che è successo, poi mi ha lasciato ovviamente tanto amaro in bocca perché ho visto il tentativo così di far sì che sembrasse una cosa poco seria e cose del genere. Io ho avuto esperienze anche di comunicazione diretta e anche tramite telefono e Skype. Quando avevo ancora la web TV, che era dettabile non ammissibile TV, e che comunque insomma mi supportava tutte le attività Skype che facevo, e con un dispositivo
di mezzi molto più, come dire, di valore che non adesso, rispetto ad adesso. Poi praticamente, guarda caso, non appena avevo fatto delle interviste anche di Irene e ad altre persone, come per incanto il PC mi è saltato un hard disk di un computer Acer che avevo. E non è che questi qua erano computer vetusti, erano computer nuovi, insomma. E poco da fare, cioè, tutto quello che hanno potuto fare. Poi ho trovato tanti di quei troll in quel momento che metà bastavano, mi arrivavano richieste di amicizia, ancora un po' da cani cattivi, insomma, cioè non solo da cani cattivi, ma da tutti gli stati, eccetera, che poi ad un'attenta valutazione veniva fuori che erano dei fatti. E quindi, insomma, ho patito questo voler sapere. Non è che adesso non mi interessi voler sapere, adesso ho rivoltato praticamente la palla. Ho rivoltato la palla e io è da tanto, anche fra l'altro, che non scrivo più sul blog che avevo, che era un blog, insomma, che aveva le sue belle visualizzazioni, aveva circa 2 milioni al mese, quindi era il corso.weblog.it. Dobbiamo riscrivere su questo blog, dobbiamo ricominciare a No, far no, il sapere blog queste io l'ho cose. abbandonato, come ho abbandonato Non Ammansibile Press. E anche perché su Non Ammansibile Press stavo facendo un'altra cosa, stavo raccontando praticamente la storia dei collaterali, che non so se la sai, ma i collaterali praticamente sono le garanzie di tipo cambiario, diciamo, che era autorizzato a dare il detentore dell'oro di Formosa, che era stato depositato nel 67 a Fort Knox, e che praticamente ha denunciato varie persone a vario titolo, perché in pratica questi titoli tossici sono diventati tossici perché sono stati praticamente rubati a chi li deteneva, cioè, quindi sono state fatte delle cose improprie che hanno anche avuto un ruolo fondamentale a scassare l'economia, soprattutto anche delle banche, eccetera. Cioè, sono veramente i titoli tossici, ma i veri titoli tossici, perché davano praticamente una garanzia che non poteva essere onorata in quanto non era vera. Ho So benissimo capito. la gravità di quello che sto dicendo, però fatto sta che al 17° distretto di New York avevano intentato una causa per questo, che poi non so come sia andata a finire, perché ovviamente quando ci sono i potenti in mezzo va a finire tutto. Comunque, vabbè. Quello che era quello che è stato, ma ogni cosa che succede non è mai frutto del caso. È Allora, vero. cosa ha fatto Mauro Brunari? Si è preso carta e penna ed è diventato poeta. È diventato poeta non soltanto per quello che riguarda i suoi sentimenti, ma soprattutto per quello che riguarda cose di ogni giorno e cose che la gente, che poca gente conosce, tantissima gente, la stragrande maggioranza non conosce, ma che però, grazie anche a quel po' che sono riuscito a fare io, grazie a siti di un grande rilievo, grazie ad altre cose che sono venute fuori, stanno pian piano creando una coscienza e stanno facendo un po' il gioco che ha sempre detto Pulitzer, no? Cioè, Pulitzer cosa diceva? Per far scoppiare un segreto bisogna renderlo ridicolo. Allora, nel momento in cui riesci a renderlo ridicolo, perché riesci a pubblicarlo, perché riesci praticamente ad essere,
ad essere loquace e riesce a dire cose esatte che non possono essere ribattute se non incorrendo in futilità, se non incorrendo in delle cose che fanno ridere, appunto diventa ridicola la notizia e a quel punto diventa ridicolo il segreto. Eh sì, come fanno con le vittime del controllo neurale, che gli fanno fare delle denunce inverosimili e vengono subito prese per persone malate di mente. Esattamente. Ma poi anche te hai Quindi esperienza delle tue interviste che hai fatto anche a delle vittime del controllo neurale che ovviamente dicevano delle cose strane, però veramente quella è più la dicevano delle cose strane, manipolazione. ma poi erano suffragate anche da cose che succedevano in Skype. E io ti dico, avevo delle apparecchiature che mi consentivano di capire se ero preso in giro o se veramente dall'altra parte ci fossero come dire, dei blocchi di campo. E c'erano dei blocchi di campo, questo lo posso affermare senza timore di essere smentito. Sì. Anche perché gran parte delle mie interviste sono andate in onda con il suffragare di altre persone che si intendevano, insomma, di fonica, eccetera, eccetera. Quindi Sì, ma non loro lo era fanno Mauro apposta. Molinari, malato di mente, che andava avanti a fare delle cose. Ecco che è nato l'Eternitota, anche perché io prima di scrivere questo libro ci ho messo 2 anni, perché ti dico la verità, non sapevo se pubblicarlo o non pubblicarlo, sono stato indeciso, volevo pubblicarlo da solo, poi invece ho trovato un editore che è Monetti, Salvatore Monetti Editore, che ha una distribuzione che si appoggia praticamente a libroco.it, che ha messo online il libro e lo ha messo anche a disposizione dei librai. Che praticamente questa distribuzione viene aiutata praticamente dal distributore indipendente che poi si chiama Fastbook, che è la linea praticamente che tutte le librerie conoscono, in quanto l'editore, cioè il distributore più indipendente che c'è qui in Italia, ed è un distributore forte. Non è Mauro Munari che dovrebbe a questo punto andare in giro per le librerie o vendersi il libro porta a porta. Questo per me è molto importante, insomma. Infatti io ringrazio anche l'editore per il coraggio che ha avuto per pubblicarlo, insomma, fra l'altro ha fatto un libro molto, molto bello a detta di chi ce l'ha avuto già in mano. Ti dico, un libro con una copertina bella, seria, graficamente, che invita anche ad essere presa, ed è un libro fatto molto bene, cioè non è un libretto, ecco, è un libro. Io ho già letto alcune delle tue poesie, poi tu ce ne citerai una del libro. Una del libro, una poesia Quella che che io pensi che sia amo. più bella o più significativa per te? Ma guarda, cioè, ci sono tante poesie significative. Comunque, non so, per esempio, ti posso citare che cioè, quando ho scritto praticamente la poesia sul referendum che c'è stato per quello che riguarda i pozzi petroliferi lì in mare, eccetera, sono stato bloccato per 20 giorni, quindi cioè vuol dire che è una poesia che ha dato parecchio fastidio, perché cioè, praticamente è una poesia contro l'immobilismo. Cioè, si intitola Petrolio in mare, se vuoi te la posso leggere, fra l'altro Ma l'altra volta non mi avevi letto un'altra poesia, quella la di... leggo dopo, quella di Falcone e Ah, Borsellino. quella è bellissima, quella la devi leggere perché è veramente bella e Certo, molto significativa. comunque anche questa è molto significativa, sai perché, Emiliano? Guarda, la poesia che
una poesia che si trova a pagina 64 del mio libro, appunto, L'Eterno Idiota, Poesie per riflettere. L'immagine rappresenta un gabbiano reale, praticamente con le ali tutte quante impiastricate di petrolio, e si chiama Petrolio in Mare. Rinunciare a vivere meglio senza neanche uno sbaglio, perché siamo lo sbaglio, tanto qui comanda loro. Sì, vabbè, potrà essere vero, ma non è un gran bel motivo per negare alcun diritto. Ma non bastano i disastri, il petrolio che li imbratta? Dico, vi rendete conto? Quanti morti voi ancora? Ma non provi dispiacere nel vedere queste creature che dal mare, che era puro, vengono fuori plastilini. Siamo tutti responsabili. No, non dire io non c'ero. C'era e come? E c'era anch'io. Sono stati là immolati per donare il nostro vino. Quanti morti dobbiamo fare perché i cancri arriveranno? Poi non stiamo a lamentarci delle attuali generazioni, noi che siamo creduloni, perché quelle che verranno dopo ci malediranno. Ecco, questa poesia appunto è stata causa di 20 giorni di fermo, di non poter condividere per niente, per nessuno. È molto bella questa poesia. Grazie, Emiliano. Beh, sono tutte scritte con il cuore, comunque. Sono tutte scritte con il cuore e soprattutto sono scritte ragionandoci sopra. Allora, vorrei dire una cosa sull'Eterno Idiota. Perché ho messo l'Eterno Idiota? Perché io mi considero un capostipite dell'idiozia a un certo punto, perché noi crediamo di essere diventati praticamente tutti quanti accompagnati, seguiti da migliaia di persone, perché ci sentiamo tutti quanti scrittori, ci sentiamo tutti quanti poeti, ma poi alla fine dove vediamo la gente? La gente la vediamo per strada, la sentiamo telefonicamente, come facciamo anch'io e te ogni tanto. Ma gli altri che ci dicono magari bene, bravo, bis, non sono con noi alla fin fine, cioè noi siamo più soli dei soli, cioè più soli di quando eravamo soli, più soli di quando non c'erano queste cose, anche perché siamo come se fossimo delle. Hai presente gli orsi del Luna Park, no? Quelli a cui sparavi col fucile e che ogni volta che li colpivi si giravano su se stessi e cose del genere. Hai presente? Sì. Ecco, noi siamo uguali a quelli. Perché a un certo punto, io ti dico la verità, io uso molto spesso mandare anche via Messenger le mie poesie e ho molti riscontri, ma ci sono tantissime persone che sicuramente non gli sono simpatico, non gli va bene quello che dico, non gli va bene quello che penso, quello che posto, e come a tanti non vai bene tu, e Ma come tanti sono magari a solo te non vanno bene invidiosi di tanti. noi, sono invidiosi Ecco, di noi, di quello che facciamo. esatto, ma poi cioè, quanta gente manderà, perché questo succede sicuramente, ci sputtanerà, come dicevano Paolo e l'altro lì che non mi ricordo, quando facevano la parodia di Fini e del presidente Berlusconi. Allora, cioè, ci saranno sicuramente tante persone che ci parlano alle spalle, per questo siamo degli eterni idioti, perché il 99% di noi non crede che questo possa avvenire, invece avviene. Avviene come? Avviene quando sei scomodo, perché se tu non sei scomodo, se non parli di cose così che hanno un perché, che hanno una riflessione da fare prima e dopo, allora a quel punto lì non gli freghi niente a nessuno. È Perché vero. non ci sposeranno mai, e invece quando parli di qualcosa che va a ledere degli interessi, allora sì che cioè, non vai bene, perché sei inviso al sistema.
Se vedi anche sul mio canale YouTube, che detto per inciso, io non guardo neanche più, mi arrivano le notifiche su Google Mail, perché è collegato al canale YouTube, Lo so credimi, perché uno si butta. 4 mesi che non li guardo. Perché loro ci vogliono buttare giù psicologicamente, Sì. facendoci sembrare delle persone poco credibili, ma in realtà noi non siamo poco credibili. Abbiamo No, ma io te lo capito. dico per inciso, non, cioè a me non me ne frega niente. Eh certo, è certo. Non li guardo, cioè lascio lì, lascio quel canale YouTube, non perché io voglia essere visualizzato, eccetera, perché io per le visualizzazioni ho già Facebook, ho già altri canali, ho già, che so, Telegram, ho già altre cose che. Non è che mi bastano, perché per essere visualizzato che ti bastino dovresti essere su un programma nazionale e lì dovresti avere una tua rubrica, ma so benissimo che questo non è possibile e non sarà mai possibile, credo. Comunque, chi vuole leggermi su Twitter, su Facebook, sulla la mia pagina, le mie poesie, eccetera. Può farlo, io le mie 8.000 visualizzazioni alla volta, 7.000, 9.000, quello che sono, ce le ho. Quindi vuol dire che qualcuno mi legge. Certo, Ecco, ma se qualcuno mi io legge, sappiamo benissimo che i commenti sono molto, molto, molto blandi, cioè sono molto rari più che blandi. No, certo. perché ci sono poche persone che commentano, che si buttano fuori, eccetera. Però ti posso Molte garantire che cioè, io i commenti privati ne ho tantissimi, persone. Eh altrimenti certo. non avrei neanche continuato a scrivere, ti dico Eh la verità. certo. Ma molte persone che vengono anche manipolate dai commenti degli altri riamplificano praticamente commenti negativi su di noi. Noi abbiamo alcune persone che mi seguono, che praticamente in questi giorni mi hanno scritto molte persone per farmi i complimenti su quello che faccio. Hanno visto che c'è una persona che sta in Alta Italia che ha parlato male di me, ha scritto anche degli articoli su un suo sito che praticamente diceva che io creavo danni alle povere vittime del controllo mentale quando io gratuitamente cerco di aiutarle in tutti i modi, e invece questa persona si fa pagare per aiutarle. Allora io ho Guarda, ti detto. dico una cosa, Emiliano, cioè, fuori discussione, per me che ti conosco, ti stimo, e non è che ti stimo perché mi stai intervistando, sia chiaro, questo No, deve essere certo. ben messo in testa, cioè, se io non ti ritenessi persona credibile, e non ti ritenessi persona con un'onestà intellettuale, sinceramente non mi farei intervistare, perché alla fin fine io ho la mia onestà intellettuale, intendo mantenerla, e per me avere un'onestà intellettuale significa anche avere un profilo dove tu dici le cose come stanno e non hai paura di essere controbattuto, perché chi mi ha controbattuto ha sempre trovato una controbattuta, perché so benissimo che quello che dico è quello che penso, e quello che penso è quello che dico. Io so benissimo che questo lo fai anche tu. Certo. Seppur ti dirò una cosa, non, è giusto, come faccio io sul web con le mie poesie. Io scrivo gratuitamente sul web, però non posso regalarmi, tra virgolette, quando scrivo un libro con un editore, perché l'editore ci ha creduto, ci ha messo la faccia, ci ha messo i libri, ci mette la distribuzione e chiaramente quel poco che deve avere è giusto che ce l'abbia. Eh certo. Pertanto, a chi mi domanda come mi è successo ultimamente, mi regali un libro? No, non sono in condizioni di regalarti un libro. Se io sono in condizioni di regalarti un libro perché ho scelto di regalarti un libro, vuol dire che mi sono privato dei miei 12 euro di quello che sono e li ho messi nella busta per i libri, perché io i libri che mi sono fatto mandare
li ho pagati, giustamente li ho pagati, perché cioè, si sa che a un certo punto se tu non compri i tuoi libri, almeno un po' di quelli che ti chiede l'editore, vuol dire che non credi in te stesso. Ma quindi certo, a quel punto lì non va bene neanche scrivere un libro. Oppure se hai la possibilità di scriverti un libro e vuoi fare tot copie per regalarle agli amici, hai la potenzialità di regalargli agli amici, nessuno ti dice niente, fallo pure. Certo. Ma cioè, non è che per questo, cioè, se tu facessi, non so, se tu metterai un giorno la tua esperienza su un libro, è giusto che Emiliano Babilonia o chi ha pubblicato Emiliano Babilonia abbia il suo perché, certo, abbia il suo come si chiama, abbia il suo quantum. Certo. Quindi ma non sarebbe giusto che tu domandassi il tuo quantum per quello che stai ricercando e per quello che stai facendo. Pertanto, se questa persona che ti ascoltava domanda invece il suo quantum, vuol dire che deve vedere dentro di lui la sua onestà intellettuale. Perché se non fa niente di quello, di più di quello che fai tu, ma anzi fa qualcosa di meno, allora cioè, è inadeguato, insomma, inutile. Ma infatti tutte le persone che ci parlano male dietro le spalle non hanno successo da nessuna parte, perché il mio canale di YouTube, Angeli Custodia MK Ultra Italia e Emiliano Babilonia, ha molte mie ricerche, molte interviste con analizzatori professionali che analizzano le frequenze dei campi elettromagnetici, le frequenze neurali. Questa persona ha aperto dei canali e praticamente non ha successo, non lo vede nessuno. Allora dà fastidio. E dà fastidio a questa persona che non riesce ad andare avanti, perché la gente prima o poi capisce che quella persona è, diciamo, un truffatore, cioè ha aperto questa associazione per bindolare le vittime del controllo mentale e estorcergli i soldi praticamente, perché di fatto non fa nulla. Parla solo, sparla degli altri, dice che tutti gli altri sono dei disinformatori, che non è vero quello che noi diciamo, che non è una cosa vera, che non è una cosa reale. Però lui, quando dichiara di avere un microchip in testa e poi il microchip in realtà non ce l'ha, addirittura si è fatto pure operare e non aveva niente, come gli avevo detto io in una riunione di Roma, gli avevo detto: guarda che il microchip non lo usano più dagli anni 70, e lui insisteva: ah, il microchip io ce l'ho in testa, ma che ne sai te, che cosa capisci di queste tecnologie, se non devi dire che sono tecnologie ad armi ad energia diretta o satelli di spia. E io gli dico: guarda che stai sbagliando. Dopo che si è operato non ha voluto ammettere che io avevo ragione, ed ecco perché questa persona ormai è stato praticamente allontanato da tutti. Pensa che molte vittime del controllo mentale, del controllo neurale o di vengono attaccate guardie elettroniche, mi hanno detto che io devo fare a Roma un'associazione per i diritti umani e tutti quanti verrebbero a iscriversi alla mia associazione. Tutti, chiunque me lo sta dicendo, falla te l'associazione, perché noi veniamo tutti da te, perché abbiamo visto che te stai facendo qualcosa, sto facendo i convegni, stiamo facendo le ricerche, stiamo cercando di fare un aperitivo culturale il venerdì sera, in modo che possiamo raggruppare tutte le persone e farle venire a questo aperitivo che viene fatto a Roma vicino alla stazione Termini, in un locale che parte alle 7 di sera, e questo serve proprio per far avvicinare le persone che vengono sottoposte a queste manipolazioni, a queste torture, oppure far avvicinare le persone che vogliono conoscere questa realtà. E io sto facendo tutto questo gratuitamente, invece questa persona ogni cosa che fa: ah, ci dovete dare i soldi, ah, dobbiamo spendere qua. Cioè, ma puoi fare una riunione per aiutare le persone invece di fare la riunione per aiutare le persone, che dice: ah, se venite mi dovete dare i soldi perché io me ne devo andare a Berlino, me ne devo andare di qua, me ne devo andare di là, mi serve questo, mi serve quest'altro. Cioè, la gente poverina che viene attaccata non ha le possibilità economiche da poter dare in continuazione a questa associazione. Ma sì, ben guardano di farlo su chi potrebbe avere le possibilità economiche.
Ma lui li pretende, questa persona li pretende i soldi, o mi date i soldi o ve ne andate via dall'associazione. Cioè, persone che vengono torturate, attaccate giorno e notte con queste frequenze sono talmente disperate che devono sottostare a questa estorsione, diciamo, di questa persona che gli dice o mi dai i soldi o ti tortureranno a vita perché non concluderemo niente. E ci sono povere persone che vanno lì e gli danno 300, 200, 500, 1000 euro, persone che prendono la pensione 500 euro, vanno lui, gliele donano perché dicono così lui troverà il modo per aiutarci. Non ha aiutato mai nessuno questo. Questo pensa solo a se stesso e pensa solo a guadagnare soldi, estorcendo i soldi alle persone. E però lui dice: io ho l'associazione delle vittime e io posso fare determinate cose, te non hai un'associazione e quindi non le vuoi fare. E le persone credono alle favole. Pensa a te che ben messi che siamo, cioè qua, ma rido per non piangere, perché ci sarebbe da piangere, purtroppo. Va bene, Emiliano, niente, tanto per concludere, se vuoi, questa intervista, che io ti sono grato, che questa chiacchierata che stiamo facendo, vorrei appunto, visto che ti è piaciuta, leggere e declamare la poesia che si trova a pagina 101 del mio libro, che è Buongiorno Italia. C'è una foto dove c'è Falcone che apre la finestra praticamente, ha un bellissimo sorriso. Io spero veramente che se c'è una vita oltre la vita, tu sai che io non sono un fedele, però io ho sempre detto che secondo me la mente, cioè il pensiero, vaga sicuramente sempre oltre la morte praticamente. Io sono sicuro che forse se la starà rivedendo in questo momento, perché ha capito che la gente pian piano si sta risvegliando, anche se non è sicuramente arrivata al clou. Io difatti ogni tanto amo postare l'ultimo discorso che ha fatto il giudice Borsellino prima di saltare in aria, praticamente, che è stato l'ultimo discorso fatto alla biblioteca comunale di Palermo, dove c'erano persone stipate veramente. Secondo me quello è stato un grandissimo atto d'amore che la gente, che i siciliani e tutti quanti noi abbiamo dato al giudice Falcone e al giudice Borsellino e naturalmente anche a Caponeto e al pure antimafia di quella volta, proprio perché, cioè, per dire grazie a queste persone, grazie per quello che avete fatto per noi, grazie per quello che fate per noi. E io sinceramente, credendo proprio che il pensiero non muoia mai, io non mi stancherò mai di postare Borsellino, di postare Falcone, di postare quella grande canzone che è di Fabrizio Moro, che pensa, di postare delle cose riguardo al generale della Chiesa, e a tutti i giudici che famosi e meno famosi che hanno dato la loro vita per combattere questo cancro. Perché secondo me questo cancro è parte di qualcosa di molto più grande. E le due cose sono indissolubili. Una volta che si spacca una, si spacca anche l'altra. Ma la cosa pure più drammatica è che le stesse agenzie deviate, le stesse forze dell'ordine deviate utilizzano queste tecnologie per spiare questi magistrati, non per difenderli, non per aiutarli alla lotta contro la criminalità organizzata, perché la criminalità organizzata magari lavora proprio per queste persone. È purtroppo un magistrato che affianca a determinate persone, diciamo delle forze dell'ordine, delle agenzie di intelligence,
è tradito totalmente dalla tecnologia che lo dovrebbe Quello è il difendere. punto, e lui e Borsellino l'avevano capito molto bene questo, come l'hanno capito molto bene tanti magistrati che lavorano nel silenzio e a cui veramente dedico un pensiero di profonda stima, un pensiero di profondo amore, perché ci sono tanti, tanti magistrati che amano veramente il loro paese, il nostro paese. Sì, purtroppo le agenzie E deviate che operano contro di loro hanno le tecnologie e ovviamente il magistrato non può avere una tecnologia che fa indagini o sistemi satellitari che fanno spionaggio sui reparti operativi antimafia o reparti operativi che lavorano onestamente per combattere la criminalità organizzata, quando una fetta della criminalità organizzata è proprio dei servizi segreti, deviati o servizi segreti massonici e tanto altro. Esatto. Ok, io ti saluterei con questa mia poesia, saluterei ovviamente tutti gli ascoltatori che stanno sentendo questa chiacchierata. Buongiorno Italia, questo è il titolo della poesia. Buongiorno Italia, che ti svegli a ricordare chi ti voleva bene, chi ti voleva pura, e presto, troppo presto, l'hanno costretto ad andare. Purtroppo, lo sappiamo, la mafia non si è arresa e dentro è da radici e da un sistema fisso per concimare l'orto. Lui l'aveva capito e assieme a Borsellino stava chiudendo tutto. Lui era non arrivato ai nomi dei mandanti, ma erano troppo alti. E il sole, si sa, brucia. Brucia che non perdona e brucia così tanto che anche il più imbecille tra noi, tra i cittadini, non può non constatare che solo un grande burocrate, con i suoi lacchè sui piedi, poteva già sapere tutti i suoi movimenti. Buongiorno ancora Italia. Oggi, 23 maggio, giornata da ricordo, giorno di pensamenti, Falcone e la sua scorta, storia di cose nostre, storia di tradimenti. Per non dimenticare, 23 maggio 92, 23 maggio 2015. E qui vi ringrazio e ringrazio anche Daniele Spizzico che ha decantato questa mia poesia, c'è cioè sulle mie poesie, sul mio profilo, eccetera, e l'ha decantata chiaramente con grande professionalità in quanto un attore professionista. E oltre ad essere un grandissimo amico mio, è un grande personaggio democratico. Grazie a tutti, grazie a Emiliano Babilonia. E ve lo ricordo, L'Eterno Idiota, poesie per riflettere, editore Monetti, potete trovarlo nei bookstore oppure potete ordinarlo anche nella vostra libreria, libroco.it, il distributore. Grazie. Ti ringrazio tanto Mauro, spero di creare un evento a Roma con te, così potrai parlare di persona di questo libro ai spettatori di Roma, alle persone che ti seguono anche a Roma. Ne sarei molto lieto, vedremo di fare il possibile per farlo. Grazie mille. Ciao, a presto. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao.